quando tu senti incertezza non hai sicuro, non, cioè non investi su una cosa che non sei sicuro. E la burocrazia in Italia è più elevata rispetto ad altri paesi. I tempi della burocrazia per ottenere e avviare un po' l'imprenditoria, c'è un freno da parte della normativa italiana. L'Italia è attrattiva perché il Made in Italy è molto desiderata e richiesta dai cinesi in generale. Dal punto di vista delle materie prime, dunque di tutto il Made in Italy in generale, è molto interessante per il mondo cinese, ma l'aspetto preoccupante d'Italia è sempre l'aspetto fiscale, perché sotto l'aspetto legislativo non è così tranquillo, non è così stabile come altri paesi europei. Unica cosa, perché l'Italia al governo non è ancora svegliato, questa per noi è il punto di vista. Sta ancora aspettando, perché noi cinesi sta cercando futuro, invece gli italiani stanno aspettando, queste cose diverse. E che il genio e la capacità, lo spirito d'avventura di un grande padano come è stato Marco Polo rinasca, e oggi devo riconoscere che hanno fatto un capolavoro di integrazione e via Sarpi pullulante di attività economica, di voglia di lavorare. Ecco, lei infatti una volta aveva definito la comunità cinese come impermeabile alle regole del nostro vivere civile. E cosa è successo nel frattempo? Cosa l'ha fatta convertire sulla via di Pechino? E siccome quello che vedo è dei grandi passi avanti nell'integrazione, sarebbe disonesto non ammetterlo. Quindi non sono impermeabili? Siamo noi che spesso siamo diventati impermeabili alla voglia di lavorare.